sono lieto che veramente quasi fra gli ultimi atti di cui mi sto occupando ci sia questo di rimessa in funzione del Delta chirurgico, che ospiterà anche tutta la parte del materno infantile, non dimentichiamolo questo, e che insomma è venuta fuori fatta molto bene, con intelligenza, perché ha messo insieme, oltre a quelli che sono le opere degli ingegneri, quello che era le istanze dei vari primari, che hanno tenuto conto di quelle che potevano essere le loro reali esigenze del quotidiano. E quindi abbiamo fatto un appalto che purtroppo ci ha fatto sudare molto, ci ha fatto fatire molto, finché non siamo riusciti a liberarci di quella ditta che si era aggiudicata l'appalto, e per il recupero degli spazi. E poi abbiamo proceduto ad acquistare gli arredi e le attrezzature, i macchinari, secondo quelle che erano le esigenze indicate dai primari, e insomma è venuta fuori una cosa molto molto funzionale, importante, bella, che ci consentirà di fare una buona sanità. Qual è lo stato di salute della nostra sanità, mobilità passiva, attiva, visto insomma che ci sono stati comunque dei ritardi nella consegna della parte importante dell'ospedale? Sì, ma questo non ha inciso, perché noi siamo riusciti a mantenere il tutto in locali provvisori ma non precari, e magari lasciando in locali precari altre cose, ad esempio il centro vaccinazioni, che è stato per lunghi anni messo in condizioni precarie, oggi trova accoglienza, invece è già in funzione da ieri nei nuovi spazi qui presso il San Salvatore, più che adeguati. Tutta la parte dell'attività libero professionale che quasi non avevamo, adesso abbiamo dedicato 18 stanze per quanto riguarda le attività della libera professione dei nostri medici dipendenti. Devo dire che ai fini della mobilità non ha inciso molto la mancanza, è chiaro, c'è stato impegno e sacrificio da parte di tutti gli addetti ai lavori, che hanno dovuto lavorare talvolta in spazi un po' ridotti, no? Però insomma funzionali. E questa cosa oggi, no, possiamo dire che abbiamo una struttura che ospita appunto tutte le chirurgie, quindi la ortopedia, le chirurgie generali, la chirurgia vascolare, la maxillofacciale, l'endoscopia digestiva, la urologia, il centro trapianti e la terapia intensiva neonatale e il blocco parto con il reparto di ostetricia e ginecologia, che insomma sono veramente messi bene, sono un fiore all'occhiello. Giorni fa mi stavo facendo un giretto e c'era un giovane medico assunto da poco che ha endoscopia digestiva, che stava trasmettendo con il telefonino ai suoi colleghi di Roma, con i quali aveva lavorato fino a qualche tempo fa, com'era il reparto di endoscopia digestiva, per far vedere loro dove lui finalmente stava a lavorare rispetto a quello che aveva lasciato a Roma di attrezzature, macchinari e spazi. La politica regionale, anche la maggioranza si divide sulla questione della ASL unica regionale. Ma io ritengo che ognuno debba fare il suo mestiere. Il mio mestiere era quello di dare attuazione alle scelte di politica sanitaria della regione e del tavolo tecnico di governo. Non dimentichiamo che, essendo regione commissariata, molte scelte erano dettate dal tavolo tecnico di governo. Io credo anche che qualunque assetto organizzativo ha punti di forza e punti di debolezza, e tutto cammina sulle gambe degli uomini. Quindi qualunque sia l'assetto organizzativo che viene fuori, se messo sulle gambe giuste, credo che potrà funzionare. Silveri, dicevamo, gli ultimi giorni di questo suo percorso complicato da quello che è accaduto, ci sarà tempo per dei bilanci, ma si può già dire cosa farà Silveri nel 2016 e se sta pensando davvero, come si vocifera in giro, ad un altro tipo di impegno, magari più politico rispetto a quello svolto finora? Io intanto nell'immediato ho intenzione di fare un po' di vacanza. E poi vediamo, non mi sono posto ancora il problema,
questa cosa dell'eventuale impegno in politica non era nei miei pensieri, non ci ho riflettuto sopra, non la escludo, ma insomma vediamo che cosa verrà fuori. Ho piacere. Ha avuto già qualche avvicinamento da parte di qualcuno, qualche proposta? Ma io credo che in questa fase nessuno faccia proposte se non guardare quelle che possono essere assetti che abbiano un senso. Io credo anche che in una situazione come quella dell'Aquila, che insomma no, è ancora fortemente provata dagli effetti del terremoto e del post terremoto e di tutto quello che ha lasciato il terremoto, anche sul piano psicologico, della paura delle persone, comprensibile, credo che non si risolva il problema con le schematizzazioni di partiti. Credo che già dall'inizio, da subito dopo il terremoto, sarebbe stato molto utile fare una grossa aggregazione che potesse, chiamando cervelli da dove potevano essere chiamati utili ad affrontare una situazione così importante e così pericolosa. Per cui non credo che la situazione dell'Aquila si possa risolvere attraverso schemi di partito, credo che si possa risolvere attraverso un'aggregazione seria di cittadini che possano avere a cuore in primo luogo gli interessi della città rispetto agli interessi di parte, parte politica intendo dire, come immagine di partito. Un'ultima cosa, velocissima, quanto hanno influito, se hanno influito, le polemiche degli ultimi mesi, direi dell'ultimo anno, del centrosinistra cittadino, che più volte ha chiesto, mi passi il termine, la sua testa sulla decisione di lasciare? Ma intanto non era il centro-sinistra cittadino, intanto erano alcuni del centro-sinistra cittadino. No? Esponenti di spicco. Erano alcuni, non tutti, no? E questo già è un fatto. Ma devo dire che non m'hanno infastidito minimamente. Io credo però che rispetto alle scelte che adesso dovrà fare la Regione in ordine sia a quello che è l'assetto organizzativo ASL unica o 4 ASL e soprattutto anche per l'altro aspetto relativo all'applicazione del decreto Lorenzin, sia importante che creino un assetto in cui ci sia profonda sinergia fra le varie